non riesci mai a capire se lei è interessata. E questa cosa a volte può essere davvero frustrante. Eppure ci sono dei segnali specifici che possono schiarirti le idee. Guarda questo video fino alla fine e la prossima volta che incontrerai quella ragazza che ti piace, le cose andranno diversamente. Qualsiasi donna sulla faccia della terra è abituata ad essere squadrata dai morti di figa dalla testa ai piedi, che la guardano affamati con la bava alla bocca come in un film zombie apocalittico. Figa, figa! E questo cosa dovrebbe farti pensare? Che le donne non ricambiano lo sguardo nei confronti degli uomini che non interessano loro. Se lei incrocia più volte il tuo sguardo e lo sostiene per qualche secondo, significa che è incuriosita. Questo non vuol dire che sia innamorata follemente, ma sicuramente che faresti benissimo ad andare a parlare. Questo secondo comportamento invece è uno di quelli che manifesta più interesse da parte di una donna. Quando ti dice cose come: hai visto che brava sono stata? Ma dove la trovi una migliore di me? Sono davvero simpatica, vero? Lei fa tutto questo per farsi bella ai tuoi occhi, facendoti vedere che è una donna di valore e cerca continuamente conferme da te. Di sicuro non cercherà approvazione da un uomo che non le interessa. Siamo arrivati al terzo atteggiamento che la donna attua solo per vedere la tua reazione. E in base alla tua reazione, lei si farà un'idea di te che le rimarrà dentro per molto molto tempo. Sto parlando della sfida, perché lei tenta di stuzzicarti, di provocarti, di creare in te una reazione, anche screditandoti a volte in maniera decisa. Questo ovviamente è un test sulla tua sicurezza, sulla tua autostima, sulla tua forza caratteriale. E in gergo si chiama shit test, test della merda. Ovviamente lei ti fa una battuta acida, una battuta da stronza per vedere come reagisci, se reggi il colpo, se ti dimostri quindi imperturbabile alle sue provocazioni. Mi raccomando, quando succede non devi in alcun modo giustificarti o scusarti o ancora peggio arrabbiarti. Ma quindi cosa dovrei fare, Mauri? Le rispondi per le rime e la stuzzichi a tua volta. Se vuoi fare lo step successivo, quello che devi fare è prendere Il Gentleman Seduttore, il mio nuovo libro. Il quarto comportamento è un altro clamoroso segnale del fatto che lei è interessata. Perché le donne stanno molto attente a non sbilanciarsi e se lo fanno significa che sono interessate. Con questo tipo di atteggiamento lei vuole capire se ha campo libero con te oppure no. Quando parlando fa riferimento ad una tua ipotetica fidanzata. Chissà cosa pensa la tua ragazza, ma la tua ragazza lo sa che sei qui con me? Tutte queste domande ti fanno capire il suo reale interesse. Perché mai dovrebbe chiedertelo? Semplicemente perché ti sta valutando come potenziale partner e vuole sapere se sei libero oppure no. Quello di cui ti sto per parlare è un altro segnale molto importante. Una donna, quando non è interessata, tiene una certa distanza tra te e lei. Se invece ad un certo punto vedi che lei accorcia le distanze, che si comincia a sedere vicino a te, a stare sempre nella tua prossimità e magari quando fai una battuta ti picchia, vuole giocare fisicamente con te, allora questo è un segnale di interesse molto importante. La prossima volta che sei davanti a una ragazza, ricordati di fare attenzione a tutti i segnali che ti ho appena descritto, ma ricordati che non sono legge, sono solo degli indicatori che ti possono aiutare a capire se lei ha qualche interesse per te oppure no.